Ragazze, ciao ragazzi, allora video recensione. Ho alcuni prodotti che vi devo recensire che erano rimasti in sospesi. Iniziamo da questo, è rimasto solo la bustina. Allora, questa era un panetto di Lush per il bagno, era un'edizione limitata, però visto che è stato riproposto, era un il nome era Wonder Woo, un panetto da sbriciolare in vasca per poter fare il bagno. Si sente ancora il profumo. Allora, di questo prodotto ora vi metterò delle fotografie del prodotto intero e del prodotto in vasca, come si è evoluta la situazione. Era un prodotto stracolmo di glitterini che non sono rimasti incollati alla vasca, quindi non ho avuto difficoltà a lavarla. Ha lasciato questo profumo, mi ha inebriato il bagno di questo profumo, è stato un bagno piacevole, rilassante, era molto nutriente. Dopo ho sentito, a parte che sono stata in ammollo forse un'ora, me la sono goduta proprio. Comunque, dopo avevo il corpo molto idratato, molto soffice, non ho avuto bisogno di mettere della crema. È stata veramente una cosa molto bella e molto rilassante, e anche il posto con questo odore ancora sulla pelle, alla fine mi si è rinnebrata tutta la casa di questo profumo. Praticamente l'ho fatto poco prima di andarmene a dormire e ho dormito una bellezza, perché era molto rilassante anche come profumo. Mi è piaciuto tantissimo. So che questi prodotti per il bagno di Lush hanno un costo. Io lo ebbi come campioncione, diciamo, come regalo, perché avevo acquistato un altro prodotto comunque costoso di Lush, l'ombretto arancione, di cui ho già fatto la recensione, vi lascio il link. Quindi mi avevano dato questo panetto come regalo, però so che sono costosi, stavo dicendo, e però vorrei comprarne altri per poter fare altri bagni rilassanti. Mi è piaciuto tantissimo, mamma mia che profumo. Secondo prodotto che vi devo parlare è questo smalto, è uno smalto della Sinful Color, made in USA, si chiama HD Nails, il 926, è un color verde scuro ma non troppo, con una sheer dorato all'interno. La confezione è da 15 ml. Questo è il pennellino, un po' sfigatino, con poche setole, strette, tondeggianti. Non mi piace molto questo tipo di pennellino. Il colore in boccetta è questo. Scusate, le unghie sono disastrate in questi giorni. E questo è lo swatch del colore a una sola passata. Allora, questo smalto ha un'asciugatura rapidissima, un minutino e il prodotto è asciutto, ma ha una pigmentazione terrificante. Alla prima è praticamente invisibile, alla seconda ancora si vede la lunetta dell'unghia, ancora lascia scie, ancora lascia visibilità, trasparenze che non mi piacciono. Alla terza riesco ad avere un colore simile a quello che si vede in boccetta. Secondo me dovrei arrivare anche a una quarta per avere il colore bello pieno che piace a me. Fortunatamente, di contro, anche se il pennellino è sfigatino come vi ho fatto vedere, ha una stendibilità molto facile, perché secondo me per il fatto che è molto liquido, quindi si stende facilmente. E un'altra cosa che mi è piaciuto, che ha una durata eccellente, 7 giorni senza top coat. L'unica cosa che ha iniziato a perdere un po' di pigmento in punta dopo il quinto, però 5 giorni colore perfetto, neanche una sbeccatura. Al settimo giorno l'ho tolto perché mi si era un po' consumato in punta, ma è un po' anche perché mi ero scocciata del colore. Quindi in definitiva bisogna lavorarci un po', però poi il colore rimane per tanto tempo. Quindi diciamo che mi è piaciuto, ma non del tutto.
della Ardu è una fascia, una banda a treccia. Allora, questa si chiama braid band, fascia per capelli a treccia. Io ce l'ho nella colorazione ginger blonde. Allora, oddio, apriti, apriti. Non si apre, si arretta. Allora, la treccia è molto grande, praticamente è un dito, è una bella, un bel treccione. A me piace molto l'effetto di queste fasce per capelli con le trecce. Particolarità del prodotto è che si può sganciare la parte elastica, magari quando si allenta si può cambiare, e come il sistema come reggiseni per stringere o allargare, quindi adattare alla circonferenza della propria testa. Dietro ha questa specie di stoffa per aiutare ad avere un grip sulla testa, ma mi scivola. In definitiva mi è piaciuta, non tanto come fascia, ma come abbellitore di acconciature. Spesso e volentieri, quando faccio uno chignon, la utilizzo per la metto praticamente intorno dopo che ho rotolato i capelli per definire, per sì, dare un effetto un pochino più carino e bon ton. Metto questa treccia intorno allo chignon, anche per nascondere i ferrettini. La utilizzo nello stesso sistema anche per nascondere e mimetizzare l'elastico quando faccio una coda alta o bassa, poi dipende, sempre ovviamente sganciando questo coso tipo reggiseno. Sì, praticamente ho una fascia, una banda lunga di una treccia. Mi piace anche come è fatta, i vari capellini hanno varie sfumature, quindi sembra molto realistico come effetto. Questo qua è la parte di dietro. L'unica cosa che non mi piace è che mi scivola e quindi non posso portarla come fascia. Ho pensato magari più in là di incollarla su un cerchietto, quindi di poterla mettere anche come fascia, ma poi vado a perdere l'opportunità di usarla come sistematore di acconciature, quindi non so di preciso se lo farò o meno. Avevo acquistato ancora un'altra fascia di questa marca, però aveva praticamente quattro piccole trecce. Quella praticamente l'ho tagliata, vabbè, vi lascio il link, e l'ho incollata su un cerchietto e l'effetto è carino. Magari più in là, se mi scoccerò, magari ne compro un'altra, ora vedo, forse questa la incollerò su un cerchietto. Però mi piacciono molto questi prodotti della Erdu. Ho anche l'extension, quella la grande, magari vi lascio il link anche di quella recensione, perché a me piacciono tanto, lasciano un bel effetto semi-naturale, cioè si vede che hai qualcosa in più, però non si capisce bene se è reale o meno la situazione. Ora, prodotto della Yves Rocher e della linea Hydra Vegetal, è l'acqua micellare 2 in 1. L'acqua idratante micellare. Allora, io ho, vabbè, la confezione prova da 50 ml. Questo tipo di prodotto lo sto utilizzando, ce n'è ancora un altro po', come detersione la mattina, e mi piace molto perché lascia comunque la pelle molto idratata e pulita, perché poi il cotone comunque si vede che ha tolto via altro dal viso la mattina, quindi comunque è squeletto, non mi voglio farvi di mal di pancia. L'ho provato anche come struccante, non mi piace tantissimo. Ok, su un mascara, una semplice linea di eyeliner, eccetera, funziona benissimo. Come struccaggio del viso, quindi fondotinta, eccetera, ok. Labbra, ok. Ha difficoltà sugli smoky. Si deve stare un pochino più di tempo, però si riesce a fare, scusate il cellulare, però ci si riesce a... scusate, ho perso la voce.
ci si riesce a struccare. Comunque, veramente quello che mi piace tanto di questo prodotto è il suo potere idratante, quindi la mattina che la pelle ha perso idratazione durante la notte, ritrova quell'attimo di idratazione prima ovviamente di mettere la crema, perché quando sono a casa, sinceramente, io la crema la posticipo, la metto anche nel pomeriggio. La mattina, se uso, quando uso, da quando uso questo qua, la crema non la metto, quindi la posticipo, e mi aiuta ad avere una pelle comunque idratata, che non tira, come ovviamente i detergenti a risciacquo, anche se io lo sciacquo sempre, e dopo comunque metto sempre la mia acqua tonica, anche di quella vi lascio il link della recensione perché la adoro. E mi è piaciuta, mi sta piacendo tantissimo, ce n'è forse per altri 2-3 giorni, no, una settimana. Altro prodotto della Yves Rocher, questo è un gel, aspettate l'italiano, gel detergente purificante della linea Sebo Vegetal, questa è la confezione piccolina da 30 ml, è un gel che fa una schiuma impercettibile, non la si sente proprio. Pulisce bene, ma cioè sembra di mettersi acqua, è molto, anche come consistenza appena presa in mano, prima di inumidirla con un po' di acqua, è molto, sì, molto delicata. Mi è piaciuta come, mi è piaciuta sia come detersione, prodotto di detersione sera e mattina, quindi la mattina ovviamente dopo una nottata, e che si deve togliere soltanto un po' di sebo in eccesso, che poi la sera post struccaggio, che si deve continuare a pulire il viso dopo essersi struccati. Mi è piaciuto anche come struccante viso, chiedo scusa, riesce a struccare anche la base viso, quindi fondotinta, cipria, correttore, tutto quello che ci si mette in faccia. Non brucia gli occhi, ha una profumazione di erbe, oddio, sì, di erbe più o meno, però non dà fastidio agli occhi, non li brucia, sì, effettivamente, se pulendosi il viso si aprono un attimo gli occhi, non vi ritrovate con gli occhi infuocati. Lascia la pelle relativamente idratata. Con questo tipo di prodotto ho bisogno di idratare la pelle con una crema quasi immediatamente, però è un buon prodotto. Prodotto di puro make-up da recensire è questo mascara della Physicians Formula Organic Wear, 100% mascara d'origine naturale. Questo è il ciglia 5 volte più folte, come ti chiami tu? Ultra Black, mascara 100% naturale, dovrebbe essere quello super volumizzante. Oddio, il nome? Sì, dovrebbe essere quello. Allora, a parte che il packaging, proprio come è fatto, è straordinario. Allora, il prodotto in sé si presenta in una forma bellissima. Sopra l'impugnatura è una fogliolina, poi c'ha tutte le foglioline disegnate, e la parte qua color carne è tipo glitterata, molto carina. Hanno un prezzo questi prodotti, io li comprai con un'offerta. Il prodotto è da 7,5 grammi. Allora, questo qua è lo scovolino, ha questa forma un po' a ovetto, e sono tutti dentini in silicone. Il prodotto all'interno è veramente molto nero. Questo tipo di scovolino riesce a pettinare benissimo le ciglia, le mie sono un po' bionde, non troppo corte ma neanche lunghissime, e sono un pochino dritte. Io con questo mascara riesco ad avere un po' di curvatura, me le allunga tantissimo e me le scurisce sin dalla base, veramente
ha un effetto volume ma di colore nero molto 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 accentuato. Mi piace, riesco a fare senza far sgretolare il prodotto fino a 3 passate, quindi lo riesco a lavorare benissimo. La mattina ovviamente ne faccio una sola per avere un effetto molto naturale, ma la sera carico, 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 arrivo comunque fino a 3, senza avere, come ho detto prima, la caduta di prodotto sugli zigomi. Una cosa che mi ha stupito tanto, a parte che si strucca con una facilità immensa, sia con l'acqua micellare che vi ho fatto vedere prima, con salviette, ma anche semplicemente con l'acqua, una cosa che mi ha stupito saranno gli ingredienti, che sono comunque di una certa, sono buoni rispetto ai mascara da normali, tra virgolette, quindi da profumeria. Io vedo le mie ciglia molto più forti, le sento, mi cadono di meno, le vedo più lunghe, più folte, senza mascara, quindi ha anche un effetto curativo nel tempo. Mi sto trovando benissimo, sì, hanno un costo, io l'ho presa in offerta, però veramente consigliatissimo, mi sono trovata benissimo. La cosa che mi ha stupito di più è il fatto che è anche curativo rispetto a un prodotto di make-up tradizionale, normale, che avendo ingredienti cattivi all'interno non curano, in questo caso, le ciglia, anzi le indeboliscono. Invece questo tipo di mascara, che ha un inci buono, io non ne capisco una cippa lippa di inci, mi ha curato le ciglia, me le ha rese molto più forti, resistenti, folte, hanno una caduta diciamo del 50% in meno, facendo una piccola media, quindi mi è piaciuto tanto. Prodotto della Nivea Visage Q10 Plus Antirughe Crema Giorno, riduce visibilmente le rughe e ne previene la formazione, SPF 15. Allora, contiene il 30% di attivi idratanti in più, aumenta il naturale livello di Q10 e creatina presenti nella pelle, combatte efficacemente le rughe dall'interno, previene la formazione di nuove rughe causate dai fattori esterni grazie alla protezione UVA potenziata e alla SPF 15. Q10 e la creatina sono potenti attivi naturalmente presenti nell'epidermide. Con l'età il loro livello diminuisce, la pelle ha meno energia per rigenerarsi. La gamma Q10 Plus utilizza il coenzima Q10 e la creatina, ingredienti naturalmente presenti nell'epidermide, in formule avanzate che agiscono efficacemente contro le rughe in perfetta armonia con la pelle. La confezione è da 50 ml. È trasparente con il tappo in plastica nero, all'interno c'è anche un sottotappo di protezione, cosa buona e giusta. La crema è bianca, me ne è rimasto poco poco poco, ho cercato di utilizzarlo il più possibile prima di farvi la recensione, per avere un'idea molto più veritiera rispetto all'utilizzo di poco tempo, di poco conto. Questa è la crema, è bianca, soffice e compatta. Ma si stende e si assorbe nel giro di pochissimo. Anzi, direi. Con questo tipo di crema io ho difficoltà a fare tutti i miei massaggini che faccio al mio viso, per combattere, non so, le rughe qui. Tirare un pochino su, giocare un po' sul collo, lavorare sulla fronte, perché ha un'asciugatura rapidissima e quando si assorbe è in difficoltà proprio a continuare a massaggiarla, perché ormai è assorbita. Una cosa che mi piace è che anche se ha questo, cioè subito si asciuga, però la pelle è realmente idratata. Me ne accorgo perché non tira, la pelle riacquista la sua idratazione naturale. Come effetto di anti-age, io sinceramente
Sì, ci credo fino a un certo punto. Non ho queste rughe molto marcate, io ho queste del sorriso, mi si stanno iniziando a fare un pochino queste e sulla fronte fortunatamente ne ho molto poche. Anche perché io ho iniziato a idratare la pelle con creme eccetera che avevo forse 15 anni. Ho iniziato veramente molto, molto presto, anche perché avendo una pelle mista mi dava fastidio questa cosa che mi si ungesse in fronte o sul naso e quindi utilizzavo delle creme che mi aiutassero anche a combattere. Nel frattempo idratavo anche la pelle, quindi ho una pelle del viso che rispetto all'età che ho non lo dimostra perché è molto idratata da tanto tempo. Poi cerco di bere tantissimo e quindi. Comunque questa crema all'inizio pensavo che con l'arrivo della cattiva stagione, quindi il vento in faccia, l'aria relativamente più secca, anche se quest'inverno è stato umidissimo, quindi tanta bisogno di creme idratante, diciamo che si poteva anche evitare. Comunque, non ho avuto l'esigenza di, non so, fare maschere, idratanti, anche con olietti fatti in casa. Non ho sentito l'esigenza di dover aggiungere altro rispetto a questa, anche se ha questo potere di assorbimento ultra rapido, anzi è buono la mattina come base trucco perché subito ci si può buttare su il fondotinta senza avere problemi che la crema si mischi con il fondotinta che la crema si sta ancora sistemando in faccia, tu ci vai a mettere anche il fondotinta, quindi almeno su questo ringraziamo. Ok, sorry, video recensione finito, spero che vi siano state utili le recensioni di questo video, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!